Oggi è un test per tutti, questo sicuramente. Fatto sta che Roglic in classifica generale rispetto ai primi ha un ritardo ora di 21 secondi. Anche oggi una giornata di festa, le salite sono l'essenza del ciclismo. Tantissimi tifosi, migliaia di tifosi lungo le strade di questa quarta tappa, e Silvano Ploner, quasi alla vetta del Sestriere, ha fatto anche un incontro particolare. Vediamo. Tour de France, che è anche una grande festa internazionale. Ieri abbiamo visto i tifosi di Pini Kirmay dell'Eritrea e quelli dell'Ecuador per Carapaz. Oggi c'è anche una nutrita compagine di tifo arrivata dallo Sri Lanka. Vedete, proprio ce l'hanno anche sulle maglie. Grande festa anche per loro. Da dove arrivate? Arriviamo dalla Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka. Colombo, dunque, la capitale dello Sri Lanka. Grandissimo tour. È grande. Quante tappe fate, solo oggi o più tardi? No, solo oggi, poi quando entrano in Francia noi ce ne torniamo a Milano. Grande passione il ciclismo anche per voi. Sì. Il campione dello Sri Lanka. Infatti dovete sapere che questo gruppo ha anche un campione. Lo Sri Lanka non ha partecipanti al tour di questa edizione, però qui c'è Kamal Palika, che Davide Cassani dovrebbe conoscerlo, perché nel 1993 è campione dello Sri Lanka, come un Giro d'Italia per noi, in Italia, e lui, noi abbiamo il Giro dello Sri Lanka, e capitano è stato lui, e vinto lui dello Sri Lanka 93. Grandissimo Kamal Palika, dunque 1993, campione nazionale dello Sri Lanka. Sri Lanka ha vinto più di 200 gare nello Sri Lanka. È una grande sprinter dello Sri Lanka. Allora, intanto i corridori stanno salendo verso il Sestriere. Noi siamo ad oltre 1900 metri. Fa comunque molto caldo, una bellissima giornata. Anni 80 anni, 90 campioni di Sri Lanka. E sulle strade della Tour, sulle strade del ciclismo, si incontrano anche i tifosi dello Sri Lanka, perché il ciclismo è sempre e comunque una festa. Ma adesso siamo a meno di 10 km dal primo Gran Premio della montagna di oggi. Richard Carapaz in maglia gialla, stesso tempo di Pogacar, Evenepoel, Vingegaard. Oggi l'attesissima tappa del Galibier, con l'arrivo di Valoir, una discesa di una ventina di chilometri dallo scollinamento del Galibier a quota 2642 al traguardo Valoir, dove verrà incoronato il nuovo leader della classifica generale.